Allora, buongiorno a tutti, sia lodato Gesù Cristo. Ecco, benvenuti. Come si dice, per il momento pochi ma buoni, speriamo, ecco, speriamo, lo sa il Signore. E siamo qui allora al secondo giorno di questo nostro convegno sull'umane vite. Ieri già abbiamo avuto una formazione, una carrellata piuttosto, ecco, intensa, dobbiamo dire, ecco, una giornata intensa. Quest'oggi non è da meno, non è da meno, anche se a dire la verità c'è un piccolo problemino che risolveremo magari strada facendo insieme. Ve lo dico subito qual è il problemino. E la seconda relazione di quest'oggi era prevista, tenuta dal professor De Mattei, Roberto De Mattei, no? Che ben conosciamo tutti quanti, se non che il professor De Mattei è stato vinto dall'influenza, ecco, e quindi purtroppo lui ha tentato fino all'ultimo momento di partire lo stesso, venire su, eccetera eccetera, ma per vari motivi, insomma, l'influenza ha vinto lei e quindi niente, non può venire il professor De Mattei. È un po', diciamo così, un vuoto che si crea, ma Don Alfredo ha detto che lo riempirà lui il vuoto insieme con Pierluigi, nel senso che dopo la sua relazione iniziale, la preghiera nella spiritualità familiare, ecco, quindi un tema, possiamo dire, un po' forse meno teologico e più spirituale, e d'altra parte la spiritualità nella famiglia fa molto bene, ecco, lui nella sua relazione metterà dentro anche qualcosa che ha a che fare con la relazione che avrebbe dovuto tenere il professor De Mattei, cioè l'enciclica contestata sostanzialmente, quindi un po' la storia di questa enciclica, le contestazioni che poi più che dal mondo esterno sono state dal mondo interno alla Chiesa, no? Le contestazioni, è stato accennato già anche ieri che le peggiori, fra le altre contestazioni, perché sapete che il più doloroso è il fuoco amico, no? Il fuoco amico è il più doloroso, ecco, è anche quello che crea più danni poi, fra l'altro, no? Quindi sostanzialmente, ecco, lui farà anche questo, e nel tempo poi che rimarrà faremo una intervista, una piccola, diciamo così, relazione intervista all'autore del libro La distribuzione della comunione sulla mano, no? Che è qui presente, Don Federico Bortoli, ecco, lui, quindi daremo l'occasione per presentare il suo libro e sotto forma così un po' di intervista, sentiremo quali sono le domande che i relatori gli porranno, e quindi ecco, la mattina va via così, insomma, quindi poi arriveremo alla Santa Messa delle ore 12, fra l'altro il libro, se volete, lì nel tavolo lì fuori, chi non c'era ieri, insomma, sa che lì c'è, se vuole acquistarlo, fa sicuramente una buona opera. Io vi consiglio, visto che andiamo verso Pasqua, se volete che così Don Federico venga odiato ancora di più, regalatelo ai vostri parroci, tutti quanti, ecco, il vostro libro, ecco, che così almeno, oltre a fare un atto di apostolato, però fate anche ecco, un'opera di, diciamo così, di purificazione interiore, ecco, quindi questo è, lì trovate anche il libro, e niente, questa è la nostra mattinata sostanzialmente, che poi viene, diciamo così, conclusa, per così dire, con la Santa Messa, e nel pomeriggio avremo le altre due relazioni. Qui i relatori dovrebbero esserci tutti e due, il dottor Falconi per quello che riguarda dalla negazione dell'uomo alla sua riscoperta, un tema come l'umane vite giustamente va affrontato anche da un punto di vista medico-scientifico, da un punto di vista ovviamente medico-scientifico cristiano, si capisce, e quindi sono convinto che il professor dottor Falconi saprà dirci qualcosa di importante. E poi ecco, chiude miseramente il sottoscritto con la spiritualità della regina dell'amore, ecco, nei riguardi della famiglia, eccetera. Qui mi danno un'ora, ma ci sarà molto meno, insomma, da dire, perché anche perché sapete, io vado di solito all'essenziale, ecco, un'ora per me è troppa, anche in radio qualche volta mi danno 40 minuti, a volte sono troppi anche quelli, ecco, comunque vabbè. E niente, poi concludiamo come ieri con i Vespri e la benedizione del Santissimo Sacramento. Ecco, direi di non togliere tempo ulteriore alle relazioni del nostro Don Alfredo, che ringraziamo ancora per la sua disponibilità e anche per l'organizzazione del lavoro. Vorrei anche dirvi, poi lo ripeterò magari, vorrei anche dirvi che chi desidera anche concorrere un po' alla spesa della, ecco, della gestione della casa, eccetera eccetera, lì c'è un cestino delle offerte. E un'ulteriore cosa, se ci sono delle persone qui che desiderano essere di volta in volta informate sulle iniziative del movimento, i prossimi convegni, i prossimi incontri, eccetera eccetera, basta
basta che voi andate lì dall'Anna che è lì nel banco lì di fuori, date la vostra mail. Noi abbiamo già una mailing list, no? Una mailing list di persone che desiderano essere informate di volta in volta, ma non solo di questi convegni, ma anche delle iniziative stesse del movimento, cioè il 25 marzo, eccetera, eccetera. Ecco, e noi volentieri, chi non l'ha mai data, le aggiungiamo e quindi potete essere informate dalla, si chiama newsletter, ma insomma, ecco, venite informati di volta in volta di quelle che sono le iniziative. Usiamoli questi beni di diffusione, no? Vengono usati anche male, ma possono essere usati anche bene. Okay. Ecco, quindi usiamoli bene. Ecco, direi di iniziare con la preghiera, invocazione allo Spirito Santo, e poi diamo la parola a Don Alfredo. Certo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi intimamente il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è dell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i 7 santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona eterna gioia. Amen. O Gesù d'amore acceso, non ti avessi mai offeso, o mio caro e buon Gesù, con la tua santa grazia non ti voglio offendere mai più. O Maria, regina del mondo, madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia, donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Sede della Sapienza e Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Ecco. Bene, Ave Maria, cari fratelli. Oggi, stamattina, a Dio piacendo, con l'aiuto della Madonna immancabile, parleremo della preghiera in famiglia, della preghiera nella spiritualità familiare. E una delle cose più belle che ci sono qui a Schio è quella sul Cenacolo, e quella raffigurazione di una visione che ha avuto il nostro caro Renato Baron, Siamo a posto? Benissimo. Allora, grazie. Ecco. Vi dicevo che questo intervento si ispira soprattutto a una visione che ha avuto Renato Baron, di cui c'è una bellissima raffigurazione sul Cenacolo, precisamente la visione della Sacra Famiglia, e dove c'è San Giuseppe che ritorna dal lavoro, poi c'è Gesù che versa l'acqua e c'è la Madonna che addirittura prepara da mangiare per l'ospite e prepara da mangiare bene. Allora, qual è la particolarità di questa visione, cari fratelli? Nessuno dei tre prega. Ci avete mai pensato? E nessuno di te prega. Ma com'è possibile? Chissà quanti. Quindi questa visione ci dà proprio l'immagine di una sacra famiglia molto vicina alle nostre famiglie. Cioè, la Sacra Famiglia è stata una famiglia concretissima, con tanti problemi comuni a tante famiglie.
e vedete nella visione la Sacra Famiglia lavoravano tutti e tre, e quindi ci insegnano come unire una forte vita spirituale ai doveri della famiglia, perché come dicevo anche ieri, una famiglia non può fare l'imitazione del prete o l'imitazione di un monastero. Non può la buona madre di famiglia a un certo punto suonare la campana, danda, e allora dei vespri, tutti di rivespri, è vero? Oppure mi immagino, qui c'è Oscar con i suoi 5 figli, e quando i figlioli dicono: mamma, dove sono le camicie? La mamma dice: ieri sono andata alla Via Crucis, sono ragazzo, quindi niente. E a un certo punto vedete. E poi immaginiamo anche una cosa, no? Io so che sono stato vostro ospite, so che si mangia bene, la signora fa da mangiare anche bene. La Madonna Santa, quando faceva da mangiare per Gesù, faceva da mangiare bene, attenzione. Non diceva: ah, tanto Gesù è buono, figurarsi se si lamenta, anche se gli faccio delle cose fatte male, lui figurarsi, ecco. No, faceva da mangiare bene perché amava Gesù e voleva che Gesù mangiasse bene. Qui biscotti, vedete qui, che la Madonna ha dato Renato Baron, credo che sia l'unico caso nella mistica dove durante una visione viene assunto del cibo, quei biscotti erano buoni. Quindi allora vedete cosa ci insegna la Sacra Famiglia? Ci insegna a mettere assieme i doveri. Quindi lavorare, la fatica, le necessità di tutti i giorni, con una forte vita spirituale, perché sicuramente la Madonna Santa e San Giuseppe e Gesù pregavano tanto, però pregavano non tanto da trascurare il lavoro, e il lavoro veniva fatto bene, cioè quando San Giuseppe faceva un mobile e non poteva avere la testa tra le nuvole, se no, oppure elevato in contemplazione, se no si sarebbe dato delle martellate sulle dita. E quando facevi i mobili San Giuseppe, cercava di fare i mobili fatti bene per i clienti di quel tempo. E allora, vedete, quando sicuramente siamo stati tutti a Loreto, nella Santa Casa, quando andiamo a Loreto, è la prima cosa che ci viene in mente, chissà in quella casetta, chissà dove è avvenuta l'annunciazione, vero? Chissà qual è il punto, chi lo sa, se era stata lì, se era stata là, come sarà stata messa la Madonna. Però, vedete, l'annunciazione è stata di pochi minuti, non lo sappiamo, chissà, l'esperienza mistica ha tutto un tempo particolare. Però, vedete, ci sono quelle piastrelle, quei mattoni, che sono stati sgurati dalla Madonna tante volte. Allora, quando andiamo a Loreto, sì, pensiamo al momento dell'incarnazione, che sicuramente il momento più importante è della storia. Il Verbo si fece carne, ecco, sono l'ancella del Signore. È quel momento incredibile, Quindi pensiamolo sicuramente, adoriamo quel momento. Ma dopo che ci siamo sfogati, con tutto il nostro spirito si è sfogato nel contemplare, nell'amare Dio per questo momento, baciamo quelle piastrelle che sono state sgurate dalla Madonna. Allora, in conclusione di questo preambolo, quello di cui vorrei parlare oggi è naturalmente alla luce dei maestri di spiritualità, alla luce, quindi non farina del mio sacco, come mettere assieme, come fare una giusta sintesi tra vita di preghiera e doveri familiari, doveri di Stato. Questo che relazione ha con il tema delle umane vite? Vedete, cari fratelli, è tutto collegato, perché se non si prega non si ha quella vita di grazia che permette una vita da buoni marito e moglie. Cioè, la vita, la santità della famiglia è un tutt'uno, dove se manca un pezzo manca tutto il resto. Ricordiamoci sempre che abbiamo il peccato originale, questa brutta bestia con il quale abbiamo gettato via il dono dell'integrità. Sapete che Adamo ed Eva nel paradiso terrestre
oltre ai doni di grazia soprannaturali, quindi la partecipazione della vita divina, avevano anche i doni preternaturali, cioè oltre alla natura umana, e tra questi doni c'era l'immortalità, l'impassibilità, la scienza infusa, e c'era anche l'integrità, il dono più importante. Cosa vuol dire l'integrità? Volevo dire che le passioni, prima di partire, chiedevano il permesso all'intelletto e alla volontà. Quindi la collera diceva: posso partire, posso arrabbiarmi con questo errore, eccetera, e l'intelligenza e la volontà dicono: sì, arrabbia, odia l'errore. È così, posso amare Eva, voler bene ad Adamo, eccetera, e l'intelletto e la volontà dicono: sì, tutto perfetto. E pensate quanto grave è stato il peccato originale in questo stato di equilibrio perfetto, purtroppo. Ecco, invece ora cosa succede? Succede che, avendo perso la giustizia soprannaturale, con questa c'era collegata questa dono dell'integrità, per cui la collera, per esempio, non ci dice: posso arrabbiarmi? No, noi ci arrabbiamo prima, purtroppo parte, e dobbiamo frenarci, come degli auriga che in un carro hanno dei cavalli che vanno a destra e a sinistra, così per la sensualità, così per l'orgoglio. Pensiamo al terribile desiderium excellendi, nell'orgoglio, ahimè, come parte. E allora capite, cari fratelli, bisogna questo fomite di peccato. Sant'Ignazio parla di postema, cioè di una sorta di bubbone che in questa vita produce come del pus. Allora deve essere continuamente bonificato dalla confessione, dalla grazia, dalla preghiera. E così la castità e quindi la carità coniugale sta in piedi, soltanto regge se c'è una forte vita di preghiera. Perché la grazia rafforza la volontà, cioè rafforza le briglie dell'auriga, cioè ci fa diventare degli auriga con muscoli, per cui se il cavallo parte, fermo lì, tutto naturalmente con suavità. Quindi la vita di preghiera in una famiglia è fondamentale anche con il tema, diciamo, con il tema della contraccezione, eccetera, del tema, anzi, della paternità responsabile. Mi è scappato questo brutto termine, diciamo, del peccato, ma noi stiamo parlando della verità, della luce, quindi della paternità responsabile, insediata purtroppo. Quindi vediamo, e molti guai ci sono perché si trascuri il rosario in famiglia, quello che tanti papi, tanti santi ci raccomandano. Bisogna dire possibilmente il rosario insieme. Vedete, la Madonna è apparsa in tantissimi posti, dice tantissime cose diverse, ce n'è una sola cosa e la dice uguale dappertutto: dite il rosario. Da Alano della Rupe, da Alano della Roche, ai tempi di San Domenico, fino a tutte le apparizioni, dite il rosario. Ci sarà un motivo. Questa preghiera che è talvolta così disprezzata, non compresa, allora, ma invece è così semplice, così bella, così facile. Allora il rosario in famiglia, adesso purtroppo sono i danni della televisione, questo mostro, allora, che di per sé sarebbe il mezzo tecnico, è buonissimo, perché la televisione potrebbe fare un sacco di bene, però cosa è diventata oggi? È diventata oggi, diciamo, la bocca dell'inferno che mette lo spirito del mondo delle famiglie, cioè il diavolo parla attraverso la televisione, c'è poco da fare, la maggioranza dei programmi televisivi, diciamoci la verità, perché non c'è più un film dove non ci siano scene particolari anche contro natura ormai. I contenitori pomeridiani introducono lo spirito del mondo. Cioè, in una partita di calcio c'è lo spot a metà dove ci sono delle immagini scandalose. Allora bisogna spegnere la televisione, possibilmente gettarla fuori dalla finestra, permettetemi qualche battuta, e cosa danno stasera? Stasera è venerdì, stasera danno i misteri dolorosi. E oggi è giovedì, stasera per televisione guardiamo Gesù che dice: il regno di Dio è vicino, convertiti per credere al Vangelo, e ci immaginiamo, come Gesù lo diceva, quegli occhi
come lo dicevano, le parole, la gente come reagiva, io come reagisco, e pensiamo. E tanto cominciamo a sgranare, perché così sgranando il rosario, come lo guardiamo dal punto di vista della Madonna? Dal punto di vista della Madonna? Bene, cari fratelli. Che bellezza, che bella è la nostra santa religione, se riuscissimo a praticarla. E vedete perché i santi desideravano la morte? Perché così finiva questo fomite della concupiscenza, quando erano i santi desideri della morte, che non sono quelli, ah, che è brutta la vita, voglio morire. No, no, è perché, quando è che arriverò, Signore, che veramente non ti offenderò più? È uno dei motivi, diciamo, di questi santi desideri. Però bisogna, cioè, noi desideriamo questa morte, ma amiamo la vita, sia chiaro, Cioè, per me vivere Cristo, morire un guadagno, cioè è già bellissima questa vita in cui per me vivere Cristo, però quando lo vedo faccia a faccia è ancora più bello, Quindi lungi dal pessimismo, lungi dal pessimismo, mi raccomando. Ecco, bene cari fratelli, allora cominciamo, entriamo in medias res. Ecco, allora noi dobbiamo, prima cosa, la necessità della preghiera. Parleremo della necessità della preghiera e poi di come conciliare la preghiera con la vita familiare. Allora, leggo dal Vangelo di San Luca 18:1, Gesù disse loro una parabola, attenzione, sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi. Ecco la regola della preghiera. E poi dice, c'era in una città un giudice e che non temeva Dio, non aveva riguardo per nessuno. Allora c'era la vedova che andava da lui e a forza di dargli ha ottenuto che gli facesse giustizia. Ecco, se anche voi che fate così, e Dio non farà giustizia ai suoi eletti? Però il santo evangelista Luca, mosso dallo Spirito Santo, perché qui c'è qualcuno, oggi c'è qualcuno che fa arrabbiare, che dice che non c'era il registratore a quei tempi. Allora ricordiamoci sempre, cari fratelli, le parole della Sacra Scrittura sono ispirate ognuna dallo Spirito Santo. Cioè lo Spirito Santo ha fatto venire in mente allo scrittore, all'agiografo, esattamente quella parola che diceva lui. L'agiografo, lo scrittore sacro, l'ha pensata in modo umano, l'ha voluta scrivere, e quando l'ha scritta lo Spirito Santo è stato attento che scrivesse senza sbagliarsi proprio quelle parole lì. Quelle parole lì. Mamma mia, pensate l'assurdità che c'è, basta la teologia dogmatica, basta i dogmi, dobbiamo tornare alla Sacra Scrittura. Benissimo, prendiamo la Sacra Scrittura, ma tanto la Scrittura, mica c'era il registratore, ma pensate in che mondo siamo. Allora, disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi. Allora, prima cosa, pregare è necessario. Diceva Sant'Alfonso, chi prega certamente si salva, chi non prega certamente si danna. Attenzione. Chi prega si salva, chi non prega si danna. Tutti i beati, eccettuati i bambini, si sono salvati col pregare. Chiama i santi, Sant'Antonio, com'è che siete diventato santo? Ho pregato. San Pietro, voi? Ho pregato. Santa Maria Goretti? Ho pregato. Tutti? Tutti dannati si sono perduti per non pregare. Se pregavano non si sarebbero perduti. Allora, facciamo come San Camillo dell'Ellis, che andava per i cimiteri, poi si metteva davanti alle tombe, ogni tanto diceva, tu cosa avresti avuto aver fatto nella vita, no? Lo chiedeva. Allora immaginiamo che ci sia un bollino nero nelle tombe dei dannati, e se andiamo al cimitero dici, ma tu com'è che ti sei dannato? Raccontami come mai ti sei dannato. E risponderebbero tutti, mi sono dannato quando ho smesso di pregare. Quindi Sant'Alfonso, tutti i dannati si sono dannati per non pregare. Se pregavano non si sarebbero salvati e non si sarebbero perduti. E questa è e sarà la loro maggiore disperazione nell'inferno, l'aversi potuto salvare con tanta facilità.
quant'era il domandare a Dio le di lui grazie, ed ora non essere misere più in tempo di domandarle. Attenzione, pensate, cioè, una delle pene, ahimè, dell'inferno, e bisogna che ci pensiamo all'inferno, cari fratelli, perché dice Sant'Ignazio di Loyola nei suoi esercizi: quando non basta l'amore del Signore eterno per non peccare, almeno il timore della pena. Allora bisogna avere l'amore puro, non avere, ma noi per amore puro quanti peccati facciamo lo stesso, purtroppo. E lo so anch'io che basterebbe la quarta stazione della Via Crucis. Gesù incontra la sua Santissima Madre. Ma chi è quel vigliaccone che, guardando la Via Crucis, farebbe ancora un peccato vedendo? Chi è? Siamo noi, purtroppo, che lo facciamo. Allora, quando l'amore non basta, almeno il timore della pena. Poi il timore della pena, come la ruota di scorta, poi lo rimettiamo nel baule, quando ci raddrizziamo sulla strada, per ogni tanto bisogna che ci pensiamo. Perché qui, vedete, cari fratelli, qui si dimentica, anche quando si parla della paternità responsabile, qui c'è in ballo l'eternità. Non è solo la realizzazione dei coniugi, i loro problemi, tutto qui, eternità. E noi preti abbiamo il compito di mandarvi in paradiso, e dire: stare attenti, non andate all'inferno, perché è questo il problema centrale della nostra esistenza. In questi 30 secondi battito di ciglia che è questa vita, cosa dobbiamo fare? Prepararci all'eternità. L'eternità è quella cosa che dura sempre. Capito, cari fratelli? Allora... Quindi, allora, questa frase l'ha ripetuta anche San Giovanni Paolo II in una lettera dedicata nel secondo centenario della morte di Sant'Alfonso ai Redentoristi. Allora, e perché solo chi prega si salva, chi non prega si danna? Il discorso è semplice. Sapete che per fare una buona azione ci vuole la grazia. Se Gesù dice: senza di me non potete fare nulla. Quindi, quando c'è una buona azione, uno dà un euro a un povero, esempio, cosa succede? Questa grazia è nata da Dio. In questo sta l'amore di Dio, che Dio ci ha amati per prima. Dio muove la nostra volontà in maniera che venga, che la nostra volontà si muove verso questo gesto. La muove in un modo straordinario, senza obbligarci, cioè non ci ipnotizza. L'uomo acconsente e fa la buona opera. E le grazie dove si prendono, dove si comprano? Non si comprano, perché se non sarebbero grazie, grazie vuol dire gratis. Le grazie si aprono le finestre del cuore perché il Signore ci illumini, entri dentro con la sua grazia. E come si chiama questo aprire le finestre del cuore? Si chiama preghiera. Quindi, niente preghiere, niente grazie. Niente grazie, niente buone opere, niente buone opere, niente paradiso. Solo chi prega si salva, chi non prega si danna. E l'obbligo, attenzione, di preghiera, questo comandamento, è di diritto naturale. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche una persona che non conosce la rivelazione soprannaturale cristiana, esempio, tutti quei fratelli extracomunitari che arrivano, e non sto parlando dell'immigrazione, sto facendo che noi abbiamo una grande grazia essere battezzati. Quanti non battezzati ci sono? Sanno che devono pregare. C'è il Monsignor Perardi, in un suo libro di catechismo, un esempio che io faccio spesso ai bambini e che faccio anche agli adulti, anche a me stesso. Monsignor Perardi, in un libro di esempi, racconta questo apologo, questa storia. Dice: un ufficiale francese, combattendo in Africa, fu fatto prigioniero da un beduino che lo tenne schiavo. Il turco lo chiamava continuamente cane d'un francese. Un giorno l'ufficiale, stanco di sentirsi chiamare così, riprese sdegnato: perché mi chiami cane? Sono tuo prigioniero, ma non sono però un uomo come te. Risposta del turco, attenzione: tu un uomo? Rispose freddamente il turco: no, tu non sei un uomo. Da 6 mesi ti ho prigioniero e non ti ho mai visto pregare.
E non vorresti che ti chiamassi cane? Conclude Perardi. Quel barbaro aveva ragione. L'uomo che viola la legge e non sente il dovere della preghiera si fa simile ai bruti, giacché in tutta la natura solo chi è privo di ragione non prega. Ma pregare non basta. Gesù ci dice bisogna pregare sempre. E qui vengono i guai. Come faccio allora a stirare i panni? A strizzare lo straccio, a mettere le dosi giuste, se lascio la pentola sul fuoco mentre dico il rosario mi brucia l'arrosto, come faccio? Vediamo, qui è il bello adesso. Allora, qual è il significato dell'espressione pregare sempre? Allora, certamente non significa pregare in senso stretto 24 ore su 24, questo è impossibile e Dio non comanda cose impossibili. Ci troveremo innanzitutto davanti a una impossibilità psicologica. Impossibile rimanere sempre concentrato in preghiera, neanche le monache di clausura, neanche i monaci, ecco. Inoltre una impossibilità pratica. Allora, vediamo cosa dice San Francesco di Sales. E lui dice, parlando della devozione, che la devozione è, diciamo, l'amore di Dio al massimo con grande slancio. La devozione deve essere vissuta in modo diverso dal gentiluomo, dall'artigiano, dal domestico, dal principe, dalla vedova, dal nubile, dalla sposa. Ma non basta, l'esercizio della devozione deve essere proporzionato alle forze, alle occupazioni e ai doveri dei singoli. Ti sembrerebbe cosa fatta bene che un vescovo pretendesse di vivere in solitudine come un certosino? E che diresti di gente sposata che non volesse mettere da parte qualche soldo più dei cappuccini? Di un artigiano che passasse le sue giornate in chiesa come un religioso e di un religioso sempre alla rincorsa di servizi da rendere al prossimo in gara con il vescovo, quello che a me purtroppo succede trascurando la preghiera, ahimè, non ti pare che una tal sorta di devozione sarebbe ridicola, squilibrata e insopportabile? Eppure queste stranezze capitano spesso e la gente del mondo che non distingue, non vuol distinguere tra la devozione e le originalità di chi pretende essere devoto, mormora e biasima la devozione che non deve essere confusa con queste stranezze. Se la devozione è autentica, non rovina proprio niente, anzi perfeziona tutto, e quando va contro la vocazione legittima, senza esitazione, è indubbiamente falsa. Cioè, se una moglie, perché prega molto, poi non fa bene i lavori, scusate, cioè, ecco, non vuol dire che siamo fuori strada. Idem, se un marito prega molto, però trascura il lavoro, eccetera, vuol dire che siamo fuori strada. Aristotele dice che l'ape ricava almeno dei fiori senza danneggiarli, li lascia intatti e freschi come li ha trovati. La vera devozione fa ancora meglio, perché non solo non porta danno alle vocazioni e alle occupazioni, ma al contrario le arricchisce e le rende più belle. Cioè, se siamo veramente devoti, il nostro lavoro viene meglio, la minestra viene più buona, il pavimento viene lavato meglio. Allora, qualunque genere di pietra preziosa immersa nel miele diventa più splendente, ognuna secondo il proprio colore. Lo stesso avviene per i cristiani. Tutti diventano più cordiali e simpatici nella propria vocazione se le affiancano la devozione. La cura della famiglia diventa serena, più sincero l'amore tra marito e moglie, più fedele il servizio del principe e tutte le occupazioni più dolci e piacevoli. Pretendere di eliminare la vita devota dalla caserma del soldato, dalla bottega dell'artigiano, dalla corte del principe, dall'intimità degli sposi è errore, anzi è un'eresia. È vero che la devozione contemplativa, monastica e religiosa non può essere vissuta in quelle vocazioni, ma è anche vero che oltre a queste tre devozioni ce ne sono tante altre, adatte a portare alla perfezione quelle che vivono fuori dai monasteri. Cioè, ricordiamoci che dobbiamo farci santi. Vidi turba magnam quam nemo denumerare potera, di San Giovanni, ho visto una turba numerosa che nessuno poteva contare di ogni condizione, ceto, popolo, nazione. Tutti siamo chiamati a diventare santi. Una delle bestemmie che c'è adesso, anche contro le umane vite, contro l'indissolubilità del matrimonio,
è sminuire la vocazione alla santità. Sminuire la vocazione alla santità. Considerare i poveri divorziati, risposati, dico così, perdonatemi se ce n'è qualcheduno, come degli assoluti incontinenti a cui non si può presentare coraggiosamente il Vangelo. Gli sposi, figurarsi se oggi riescono a vivere come fanno, ma che pretesa, perché tutti gli sposi sono tutti pompati di ormoni, scusate, ma tutti in maniera, ma roba da matti. Cioè, non c'è la grazia, dov'è? Quella grazia che Dio ha giurato. Nessuno è tentato sopra le proprie forze. Chiedetevi, sarà dato. Coraggio, io ho vinto il mondo. Dov'è? Si dimenticano di questo Cristo per la miseria, cari fratelli. Manca l'annuncio della grazia. L'annuncio della grazia. L'uomo ridotto a massa, quell'eresia luterana, giansenista, l'uomo massa damnazioni, sarebbe massa damnazioni se non ci fosse stata la redenzione. Ma ci crediamo, cuius una stilla salvum facere totum mundum quid ab omni, scegliere che una gocciolina riesce a salvare da ogni crimine. E cosa vuol dire salvare? Salvare non vuol dire, come diceva Lutero, mettiamo una coltre sul cadavere puzzolente. Ma vuol dire, come diceva Osea, io getterò i tuoi peccati in fondo al mare. Dice Lazzaro, vieni fuori da questa tomba del peccato e sii santo, cari fratelli. E allora dire, ma io santo, è falsa umiltà, perché tu santo è chiaro che non combineresti niente. Ma Dio ti vuole santo e ha dato il suo sangue per diventare santo, quindi tu devi diventare santo. E diventare santo non solo in monastero, devi diventare santo anche persino nei momenti di intimità con la moglie, quando lavori, quando studi, quando fatichi. Questa è la bellezza del cristianesimo, che il modernismo non conosce. Ciechi guidi di ciechi, come diceva il Cardinale Caffarra. Ecco, cari fratelli, questa è la triste realtà. E guardate che il Concilio Vaticano II è stato il concilio della santità, se leggiamo i documenti, che c'è in certi punti qualche frase ambigua, indubbiamente qualche cosa c'è, però rileggiamo tutti i documenti. Allora, Lumen Gentium, vocazione universale di tutti alla santità. Presbiterorum ordine sui preti, tutti i preti devono farsi santi e sono tenuti a diventare santi. Apostoliche mattositate, milagi devono diventare santi. Perfette caritate sui religiosi, i religiosi devono farsi santi. Cioè non c'è un documento del Vaticano II dove non si dice che bisogna farsi santi. E questi qui ci vengono a dire che l'uomo di oggi, poverino, non ce la fa, che bisogna adattarsi. Ma siamo matti? E poi ci dicono... Ah, tu sei contro il Vaticano II. Questa è la realtà. Questa è la triste realtà. Allora adesso torniamo a noi. Allora se dobbiamo tenere, diciamo, questa devozione, questa preghiera continua, questo stato di preghiera, anche nelle occupazioni, cioè come fare? Allora, dobbiamo compiere tutte le nostre azioni con una purità di intenzione, cioè fare tutto quello che noi facciamo non con la testa per aria, ma per amore di Dio. San Luigi Meraghignon de Montfort concludeva le sue lettere: il puro amor di Dio regni nei nostri cuori. Allora, faccio un esempio. Uno può fare un'elemosina in chiesa, la può fare per vari motivi. Per farsi vedere, ad esempio il politico prima delle elezioni arriva: oh, guardate, sono andato in chiesa, sono cattolico, ecco, perché va a prendere il voto dei cattolici, esempio, no? Ecco, oppure uno può andare in chiesa per purissimo amor di Dio, tutto nascosto, senza dire niente, eccetera, no? Come sono le nostre intenzioni? Difficilissimamente sono come quel politico.
però non sono delle volte neanche proprio pure pure, c'è un pochettino della nostra sporcizia. Allora, di solito per fare un po' un esempio, io dico, immaginiamo un cameriere che porta al ristorante una buona minestra, e mentre la serve, che è buonissima, uno scopre che ha il pollice del piatto, no? Ecco, oppure un bicchiere d'acqua fresco, è che uno va a bere un bicchiere d'acqua fresco, ha che sete, gli danno un bicchiere e trova una macchia di rossetto sul bicchiere, ecco. Allora le nostre, possiamo, purtroppo siamo così, è per questo che il Monfort dice la sua consacrazione, Madonna Regina dei Cuori, prendi presti i meriti prima che io li sciupi, perché noi facciamo il tempo a fare una buona azione, che ci mettiamo quel dito di cameriera nel piatto, quella macchia di rossetto che è il nostro amor proprio, la nostra, ma però è tutto, ecco, è tutto sciupato. Allora, cioè, come trasformare in preghiera, per esempio, piantare un chiodo? Chiedete, ma io per chi lo pianto questo chiodo? Perché lo sto facendo? Allora, io, Signore, pianto questo chiodo, compilo questo tabulato, lavo questo pavimento, lo faccio in unione, caro Gesù, a te. Quando tu, sapienza eterna increata, chiedevi a San Giuseppe, babbo, come si fa? Ma come devo, va bene se ho piallato così? San Giuseppe, meravigliato, che doveva chiamare Emanuele, quel bimbo sì, Gesù. Ecco, allora se io piallo, se c'è, ma pensate, no? Ah, accidenti, devo chiedere il permesso al capufficio che non capisce niente, è puntini puntini. Allora, ma pensate, Gesù, la sapienza eterna, che ha chiesto, chiedeva a San Giuseppe, diciamo, va bene così, San Giuseppe diceva, scusa, hai creato il legno, sei la sapienza eterna, me lo chiedi anche. Però, così. Allora, se noi facciamo, attenzione, anche noi i manici di Badile e le nostre cose con questo unendoci, cari fratelli, unendoci, e allora, però, diciamo, come si fa a ottenere questo? Allora il Padre Plus dà tre consigli concreti per la nostra vita di preghiera. Allora dice, in un libro, Come pregare sempre, che io spero che venga reeditato, purtroppo è esaurito, si trova in internet, Padre Plus, scritto Plus, Come pregare sempre, oppure in continua preghiera. Dice, tutti i giorni un po' di preghiera per tutto il giorno, trasformare tutto in preghiera. Allora, un po' di preghiera per tutto il giorno, cosa vuol dire? Noi dobbiamo trovare, secondo il nostro stato, dei momenti di preghiera formale. Quindi, come il qui ci sono adesso i termosifoni che sono caldi, perché sono caldi? Perché da qualche parte c'è il bruciatore, che c'è il massimo calore, che è il massimo fuoco, e qui arriva il tepore. Quindi, se noi preghiamo, abbiamo il nostro rosario, le nostre pratiche, poi riusciamo a trasformare in preghiera anche il lavoro. Perché altrimenti, se non ricadiamo in quel discorso che fanno alcuni, ma io lavoro, io non vado a messa, sono meglio di tutti quelli che vanno a messa, perché io lavoro, non è andare a trovare in ospedale una cosa vado a fare a messa. Allora, questo qui è il discorso assurdo. Noi, sì, dovremmo rispondere, diremo, carissimo, distinguo, certamente il tuo lavoro è preghiera, però oltre a quello ci vuole anche la preghiera vera. Allora, con la preghiera propriamente detta, perché è vera anche quell'altra, è un'altra forma di preghiera, con la preghiera formale, esplicita, si riscalda tutta la giornata. Seconda cosa, un po' di preghiera per tutto il giorno. Allora, anzi, torno un attimo indietro, qual è la misura di preghiera, regola pratica terra-terra? Attenzione, guardiamo se rimaniamo in grazia di Dio e se la nostra carità aumenta. Naturalmente ci vorrebbe l'aiuto di un padre spirituale. Allora, se noi vediamo che nel bilancio annuale vediamo che il trend dei peccati sono sempre di meno, e vediamo un certo aumento di carità, di cui, come dice il Concilio di Trento, si può avere una certa certezza morale con l'aiuto di prudente persone, vuol dire che abbiamo la nostra buona regola di preghiera. Se vediamo che caliamo, allora dobbiamo registrare la mira. Naturalmente, guardate, non scoraggiamoci,
Ricordiamoci sempre che nella vita spirituale si va avanti di rivincita in rivincita, non di vittoria in vittoria. Per cui noi facciamo i programmi, dico faccio questo, questo, poi guardiamo, oh mamma mia, come sono caduto, sono lontano, diceva San Francesco di Sales, sei un asino, ti meravigli che puzzi? Cioè devi meravigliarti non quando fai male, quando non riesci, devi meravigliarti quando riesci, non quando non riesci. Allora però cosa fare? Stare a dire, oh che gran peccatore che sono, non serve a niente, detto una volta, sì, ogni tanto va detto, però fino a un certo punto, alzarsi e ripartire, su, ripartire immediatamente, usando la caduta della colpa come quello che fa il trampolino, quello che si butta giù per avere una spinta più grande, usando persino i nostri peccati per amare il Signore, come ha fatto il re Davide che ha scritto il Salmo purificami Signore dopo un omicidio con adulterio. Cioè, pensate, il Salmo che ha fatto piangere tutta la Chiesa, non è nato da uno che era santo, che faceva ore e ore di preghiera, uno che ha ammazzato il marito della donna con la quale aveva, a tradimento della donna con cui aveva fatto adulterio. L'ha usato talmente bene che da quel peccato lì si è pentito talmente bene che ha preso uno slancio che è diventato il santo re Davide. Quindi anche noi vediamo, mamma mia, con la preghiera faccio schifo, e cosa volevi fare figliolo? Adesso su, rialzati, su, ma gente, ecco, senza perdere tempo. Quindi mi raccomando, allora un po' di preghiera per tutto il giorno con un programma di vita, un po' di preghiera per tutto il giorno, cioè seminare preghiere giaculatorie, preghiere... Gesù ti amo, sia lodato Gesù Cristo, e comunioni spirituali, e queste si possono dire, uno studia un po' il suo lavoro come fatto, ad esempio un impiegato che deve accendere il computer, ogni volta che accende il computer, tanto che c'è il riavvio, dico un Ave Maria, oppure ogni volta che metto il sale nella pentola dico sia lodato Gesù Cristo. Scusate, adesso vi dico una cosa, sapete il Sacro Cuore della Vandea, voi pensate che, cioè, giustamente anch'io lo faccio un po' per ridere, per essere meno barboso, ecco che abbiamo già tante croci, non vi voglio dare la croce di una cosa noiosa per quanto mi riesce. Per esempio il simbolo della Vandea, sapete le Sacre Cœur, no? Quel cuore rosso con la croce, perché è diventato il simbolo dei vandeani? Perché i contadini della Vandea, prima della Rivoluzione Francese, quando andavano a mietere, si mettevano una striscia al braccio col Sacro Cuore, di modo che, sapete quando si falciano, quando diciamo stavano così, guardando il Sacro Cuore dicevano una giacolatoria. Capite? Quindi allora mettiamo vicino, per esempio, al computer la medaglia di San Benedetto, la medaglia miracolosa, così tra le altre cose le medaglie miracolose le possiamo anche regalare se uno ci incuriosisce, qualche santino, le immagini sacre sono molto importanti nella casa, sono dei sacramentali perché riempiono la nostra immaginazione di immagini sante, buone e vere, e siccome la nostra immaginazione non può mai stare vuota, o si riempie delle immagini buone o si riempie delle immagini che proietta quell'altro del piano di sotto. Quindi se noi occupiamo la memoria con delle immagini sacre, abbiamo più facilità di pensare a Dio, quindi pensare spesso a Dio. Quindi pensare dei momenti di preghiera formale, diciamola così, pensare spesso a Dio, trasformare tutto in preghiera purificando la nostra intenzione, cioè chiedendoci spesso perché faccio queste cose, Signore, solo per te. Vi dico due preghiere, una diciamo a modo di giaculatoria, San Luigi di Mère Guignon de Montfort, il puro amor di Dio regna nei nostri cuori. San Francesco di Sales, Signore, se una fibra del mio cuore non palpita per te, strappala. Sant'Ignazio di Loyola, vi chiedo, Signore, che tutte le mie intenzioni, azioni e operazioni siano ordinate al vostro maggior servizio e lode. Allora ogni tanto chiedersi, Signore, perché faccio queste cose? Perché sono qui a Schio? Perché lavoro? Per chi sto lavando i pavimenti? Per chi sto facendo questi tabulati, Signore? Sto lavorando perché c'è la famiglia e lo voglio mantenere, portare questi... se non si mangia non si diventa santi, quindi devo far diventare santi i figlioli, bisogna che lavori. Ecco, allora lo faccio solo per quello. Signore, c'è una fibra, se in me c'è un'ambizione, un desiderio di denaro, una cupidigia, una qualche cosa, Signore... Io strappalo,
Ecco, allora tutta la nostra vita abbiamo compiuto il comandamento del Signore, è necessario pregare sempre senza stancarsi. Adesso diciamo avrei ancora 5 minuti di tempo perché volevo dire una cosa molto utile, cioè volevo parlare un po' delle difficoltà della preghiera, cioè perché, ecco, allora perché chiaramente il diavolo è all'inferno, ecco, ho preparato il posto qui per il signor Pietro, vediamo un po' cosa sta facendo, tira il periscopio, guarda su, alza e dice, vediamo Pietro, accidente, questo qui sta pregando come un accidente, qui bisogna che lo fermi. Ma guardate, io l'ho detto scherzando, no? Ma voi cioè, guardate che è una battaglia epocale, cioè, il demonio lo sa che chi prega si salva, chi non prega si danna, può darsi che il parroco dica cos'è che sì, ma il diavolo ci crede, lo sa. Quindi se voi foste il diavolo, cosa fareste, perdonatemi, cosa fareste quando c'è uno un po' uno che vorreste accalappiare? La prima cosa da fare è non indurlo a pregare. Ci sono uomini atleti, quando si guardano le Olimpiadi, no? Fanno degli allenamenti pazzeschi, diete mostruose. Cioè, dietro una medaglia olimpica c'è una vita da martire, da asceta, cioè tutta la vita familiare stravolta, tutte cose portate a tensioni a volte disumane. Ma è più facile trovare un atleta che uno che sappia stare un'ora in ginocchio. Questa è la realtà. Perché questo mistero? Perché questo mistero? Perché nella preghiera si gioca un combattimento spirituale straordinario. Quindi dobbiamo essere pronti. E devo dire, ma perché faccio così fatica a pregare? Perché è così difficile? Allora è difficile perché 2 più 2 fa 4, l'abbiamo visto. Però il Signore non ci comanda cose impossibili, quindi togliamo la maschera della difficoltà della preghiera. Allora, innanzitutto dobbiamo essere convinti della necessità. È già difficile fare una cosa buona, la verità, è già difficile fare il bene quando lo si conosce, impossibile quando non lo si conosce. Quindi sapere, ecco, ricordiamoci sempre che ci vorrebbero più santi e meno dottori, è una bestemmia, cari fratelli, attenzione. Perché non c'è nessuno che dice che l'ignoranza è una virtù, attenzione. Poi se ci sono delle persone incolte, sapientissime, attenzione. Quindi, però bisogna quindi convincersi della necessità, prima cosa. Secondo, una delle difficoltà principali, quello è il tempo, con tutte le cose che devo fare. Allora attenzione, io vi dico un quarto d'ora, ci sono 96 quarti d'ora in un giorno. Proviamo a trovare 96 cose da fare. Se voi doveste scrivere 96 cose, non ci riuscite. Però nella vita le troviamo. Quindi quel quarto d'ora del rosario, quella mezz'ora, mi raccomando, il tempo c'è. Poi una delle difficoltà che scoraggiano la preghiera sono le distrazioni. E adesso, qui bisognerebbe dire tante cose, ne dico solo due o tre perché il tempo è tiranno e da un lato però con esperienza da parroco vedo un po' le difficoltà che tante persone mi chiedono e quindi voglio risolvere le due o tre difficoltà principali. Allora, a volte noi siamo aridi, ci sembra nella preghiera di succhiare un pezzo di stoffa, ci sembra che la testa va di qua, va di là, e pensiamo, ho pregato male, ma cosa serve, cosa dico il rosario così? Attenzione, guai a pensare questo. Vi dico quello che dicono i santi. Voi mi dite che nella meditazione vi rimanete come un fantasma o una statua? Sappiate che rimanervi così non è poco, perché è grande felicità per noi stare alla presenza di Dio. Accontentatevi di ciò, anche questo stare produce il suo frutto. Tanto San Francesco di Sal, mica io, applaudite lui, mi raccomando, ecco, allora in cielo, ecco, allora vedete, allora a volte
facciamo il cero del Santissimo. Il cero del Santissimo che brucia, sta lì, cosa fa? Niente. E allora uno dice, ma sarà valido, sarà non valido? Allora uno può dire, avrò pregato bene? Guardate, no, tu hai pregato male, non hai pregato bene. Ma la preghiera funziona non perché hai pregato bene, perché buono Dio che ascolta è contento di ascoltare le preghiere di un peccatore. Come una mamma, qui c'è qualche mamma, no? Adesso i discorsi che fanno i suoi figli, ora sono bei discorsi, sono già grandi, ma quando erano piccoli facevano ba 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 ba, e lei lo guardava e diceva ba ba ba, era contenta, no? Così quando noi preghiamo, il più grande teologo davanti a Dio, San Tommaso, con tutte le questioni, parla con Dio e per lui è come facesse ba 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 ba, e è così. Quindi il Signore è contento che il bambino fa ba ba ba, ecco, è così. E questa è la preghiera, ma è così, cari fratelli. Cioè, quando pregate, non moltiplicate le vostre parole, che tanto io so già quello che avete bisogno, ecco, capito? E già così, vedete, Signore, io credo che a te vado bene persino così. E questo è l'atto di fede. Sei così buono, Signore, che io sto qui, non combino niente, mi distrago, eccetera, però non voglio più pensare a me, penso a te, so che tu mi ami, mi stai trasformando. Questa è già tanto, eh? Ancora, Santa Teresa d'Avila, perseverare nella meditazione senza ricavarne frutto non è tempo perduto, ma molto fruttuoso, perché si lavora senza interesse per la sola gloria di Dio. Ecco, la preghiera è lavorare senza interesse per la sola gloria di Dio. Santa Teresa d'Avila, ancora, nella meditazione dobbiamo sopportare con pazienza quella folla di pensieri, di immaginazioni importune o di movimenti naturali impetuosi che provengono sia dall'anima per la sua aridità e dissipazione, sia dal corpo perché non troppo sottomesso allo spirito. Ma non scorgeremo tutte queste imperfezioni se non quando Dio ci aprirà gli occhi dell'anima, come usa chi fare, usa fare con chi medita. Cioè, delle volte il vedere queste imperfezioni è una grazia di Dio, che se noi pensiamo di essere qualche cosa, invece vediamo che siamo ci rendiamo conto che siamo dei miserabili, però amati da Dio. Allora il miserabile più miserabile, amato da Dio, è l'uomo più ricco del mondo, più felice del mondo. Vedete, Lutero si era fermato a metà. Siamo peccatori, massa damnazione, eccetera. Fine. Amati da Dio, su questa massa damnazione, c'è l'amore di Dio, ne fa dei santi. Vidi turba magnum qua nemo di numerare poterat. L'uomo spirituale, quando medita, San Giovanni della Croce, stia con attenzione amorosa in Dio e con tranquillità dell'intelletto. Quando non può meditare, attenzione, può sembrargli di non fare nulla. Se per questo avesse scrupoli, rifletta che non sta facendo poco, tenendo l'anima in pace, senza bramosia o desideri. Mediti che non sta facendo poco. Ancora, se avviene, San Francesco di Sales, se avviene che non avete gusto o consolazione nella meditazione, vi prego di non turbarvi. Se non restate consolato per la vostra grande eredità, non preoccupatevi. Continuate a stare davanti a Dio con contegno e devoto e tranquillo. Egli certamente gradirà la vostra pazienza. Allora, vedete, inoltre, vedete, queste aridità, vedete, sono, tra virgolette, un trucco del Signore per... cioè, quando l'anima è arida... Attenzione, se l'aridità non è causata, io sto parlando dell'aridità delle buone persone, è chiaro che se uno la sera si beve due fiaschi, ecco, di quello buono, ecco, la mattina va a pregare, oh che mal di testa, qui San Giovanni della Croce dice questo, no, quello è un'altra cosa, però diciamo, l'anima normale, no, che trova le nostre difficoltà, quindi che ha bevuto un bicchierino la sera, ecco, la mattina, diciamo... Il Signore, quando sembra che sparisca, uno dice dove sei il Signore? Il Signore è lì, c'è l'oscurità, un'oscurità che l'anima ha per troppa luce, perché l'intelletto è inadeguato al dono di Dio. Ora il Signore col trucco, vedete come è buono il Signore, si comunica di più, comunicandosi di più, vedete, ci ama anche in un certo senso punendoci, ma non è una punizione, purificandoci, comunicandosi di più, cosa fa? Fa sì che noi... Lo amiamo con amore puro, non cercando le consolazioni di Dio, ma il Dio delle consolazioni. Così l'anima è pronta per ricevere una maggiore comunicazione,
e quindi costerà una nuova eredità, però una nuova consolazione, così se il Signore vuole si arriverà ai doni della grande mistica, se il Signore vuole. E attenzione, i carismi, ecco che qui, ma ci sono quei santi che parlano con Dio, che vedono la Madonna, attenzione, questi grandi carismi sono come il nastro, il fiocco, su una scatola di un grande regalo prezioso. Cioè l'importante, cioè quando Santa Teresa parlava col Signore come noi parliamo tra di noi, no? Riceveva una bombardata di grazia santificante. La visione esplicita di Dio, fatta per l'utilità nostra più che sua, era come un fiocco. Noi, quando noi siamo in preghiera, riceviamo lo stesso dono, e se non parliamo col Signore manca il fiocco, ma non è che manca il dono. Questi sono i carismi, le grazie carismatiche della preghiera. Quindi ricordiamoci che il Signore non fa mai doni da poco, per la sua magnanimità, non per la nostra, ecco, se noi pensiamo che il Signore ci dia poco, noi lo offendiamo, noi lo offendiamo. Quindi ecco, bene, allora adesso concludo, dopo questo ci sarebbero tante cose da dire, della cosa delle schifezze sulle eresie, sulle umane vite, ne parleremo, non mancherà l'occasione. E adesso volevo dirvi alcune cose, che bello quando siamo arrivati l'altra sera andando verso la trattoria dove siamo stati ospiti alcuni relatori con amici, sentire l'altoparlante di Mirko, Santa Madre di voi fate, c'era la Via Crucis, è venerdì sera, ecco. E allora ho detto, bene, cari amici del Movimento Mariano che troppo tardi nella mia vita ho conosciuto, continuate così, continuiamo così. Continuiamo così, cari fratelli. Ecco. E vi dico una cosa, tanto non si conosce, di solito, quando confessi i bambini di Bologna, della città, dico, hai detto le preghiere, no? Delle preghiere, e loro mi dicono sì, no, ecco, si dimenticano. E invece in queste zone, tanto non si individua la persona, quindi non violo nessun segreto, quando sento, certo, disemo il rosario, me lo dicono in Veneto, disemo il rosario, facemo quello, facemo quell'altro, ecco, allora vuol dire che diciamo c'è del buon frumentone, viene dato questi pulcini del buon frumentone, quindi continuiamo così. Allora adesso vengo a San Leonardo da Porto Maurizio, ecco. La mia vocazione sono le missioni e la solitudine. Predicare le missioni per essere sempre occupato per Dio, ritirarmi in solitudine per essere sempre occupato in Dio. Tutto il resto è vanità. E questo allora noi possiamo, allora, dare lo straccio, fare i conti, piantare i chiodi, per Dio e quel momento, secondo il nostro stato, essere occupato in Dio. E allora Gesù, a Santa Geltrude, pensi forse che lo sposo abbia meno piacere quando si intrattiene familiarmente e teneramente con la sposa che quando è fiero di vederla apparire in pubblico nello splendore dei suoi ornamenti? Quindi allora un marito che ha una bella moglie è contento, quando è in pubblico, ecco mia moglie, così il buon Dio è contento nei momenti di intimità, quando con la preghiera e quando con la nostra vita, con il nostro apostolato ci diamo da fare, è contento, dice, guarda che bella moglie che è la mia anima, sposa di Cristo, che bella moglie che ho. Grazie della pazienza e alla prossima. Ecco, e allora mi diceva Mirko, sì, anch'io ci ho provato, però non si può far tutto, che avrei dovuto anche parlare un po' dei tanti errori di questi neomodernisti sull'umane vite. Ecco, magari non facciamo a tempo, però vedete, chi prega anche il dono dell'intelletto. Il dono dell'intelletto è il fiuto spirituale che quando sentite qualcuno che dice ma qua in fondo voi siete la vostra coscienza, eccetera, puzza di zolfo. E lo sentite subito e state alla larga. E questo con la preghiera siete già vaccinati con la preghiera, ecco. Benissimo, adesso riflettiamo 5 minuti anche, e poi dopo intervistiamo il nostro Bortoli. Ecco.
Come aveva già accennato Mirko, adesso facciamo un'aggiunta al programma con la presentazione del nuovo libro di Don Federico Bortoli, che è un libro scritto sulla questione della distribuzione della comunione sulle mani, che è un argomento che voi conoscete abbastanza perché è oggetto di grosse discussioni in questo momento, soprattutto per gli abusi che si stanno compiendo e anche per certe derive che sono piuttosto pericolose in atto. Questo libro è tra l'altro in vendita, appena uscito qui fuori, ed è praticamente la tesi integrale di dottorato di Don Federico, nella sua tesi di dottorato in diritto canonico, che è stata, diciamo, pubblicata per la prima volta e quindi messa a disposizione in questo libro, e che contiene tra l'altro tutta una serie di documenti inediti molto interessanti, con fonti anche sono di straordinaria importanza. Quindi è certamente un testo di studio, però direi un testo completo che tocca un po' tutti gli aspetti di una questione che è fondamentale, e Don Federico ha voluto scrivere questo libro, cioè fare questa tesi, proprio perché riteneva che questo argomento fosse uno dei più importanti. C'erano tante altre questioni che si potevano sollevare, ma certamente questa qui della comunione sulle mani è uno dei punti nevralgici, quelli che sono più importanti in questo momento da evidenziare e sottolineare in tutti i loro aspetti. E volevo fare una prima domanda a Don Federico, che appunto abbiamo qui con noi, che è proprio chiedergli la ragione per cui lui ha sentito la necessità di scrivere una tesi su un argomento che certamente non trova un grande consenso, come potete immaginare, probabilmente credo anche qualche difficoltà. Però questo libro esce con la prefazione Cardinal Sarà, che è, diciamo, la massima autorità che ci può essere in questo momento proprio sulla questione della comunione sulle mani. Il Cardinal Sarà ha parlato molto chiaramente su questo argomento, l'ho ribadito più volte, che c'è una modalità che è la più perfetta per fare la comunione, è quella di riceverla in bocca e in ginocchio. Quindi questo lo dobbiamo ribadire, perché ad onta di tutte, diciamo, le disquisizioni in corso e le interpretazioni che si danno, c'è un modo, che è quello ortodosso, cattolico, di fare la comunione, che oggi non si pratica quasi mai, che è appunto quello di ricevere la comunione in bocca e in ginocchio. Ecco, Don Federico, la prima domanda è proprio questa: da dove è nata questa tua, diciamo, questo tuo desiderio di scrivere una tesi su un argomento così delicato? E poi lascio a Don Alfredo anche lo spazio per fare delle altre integrazioni, no, su questo argomento. Sì, allora a me la cosa che ha colpito quando ho iniziato a frequentare questi luoghi, già dall'inizio venivo, quando sono iniziate le apparizioni, ma ho cominciato a frequentare con assiduità questi luoghi nel 97, ecco, la cosa che mi ha colpito è che la prima cosa che ho imparato quando sono arrivato qui è ricevere la comunione sulla lingua, e mi ricordo bene come all'epoca Renato aveva fatto affiggere in tutti i vari luoghi qui del movimento, al Cenacolo, Casa Annunziata, Piccola Opera, mi ricordo bene che aveva fatto affiggere una citazione di San Tommaso d'Aquino tratta dalla Somma Teologica: il corpo di Cristo appartiene ai sacerdoti, nessuno lo tocchi se non in caso di estrema necessità. Quindi questa cosa qui mi ha molto colpito. Poi l'altro aspetto che mi ha appassionato a questo tema è quando ho iniziato il seminario a Roma. Ho iniziato a partecipare alle varie funzioni anche in Vaticano, quindi erano il 98, no?
e a me due scene che mi hanno veramente rattristato tantissimo. Ero in piazza San Pietro e insomma c'era il momento della distribuzione della comunione e c'era la gente che diceva al sacerdote: ma me ne dia 3, 4, 5 e poi dopo se le passavano come se fossero delle caramelle. Non solo a una celebrazione nella Basilica Vaticana all'altare della cattedra facevo servizio come seminarista e al termine dopo aver distribuito la comunione dietro l'altare c'erano dentro proprio dei pentoloni dove versavano come se fossero che fossero del cibo, ma normale, versavano le ostie. Io vedere queste scene qua mi ha veramente detto: ma come è possibile trattare in questo modo l'Eucaristia? Com'è possibile trattare l'Eucaristia in questo modo? E quindi ecco, questo è il motivo per cui mi ha veramente spinto ad affrontare questo libro. Quando mi è stato chiesto di fare il dottorato, perché mi è stato chiesto dai miei superiori, mi sconsigliavano magari quando di affrontare un tema del genere, che guarda che questo tema qua è un tema un po' delicato, meglio che scegli qualcosa. Ho detto no, io scelgo questo perché è una cosa che mi appassiona, perché voglio dare un contributo, ecco, perché l'Eucaristia venga veramente trattata come merita di essere trattata. Io mi ricordo, Don Federico, alcuni santi sacerdoti, sapienti e santi sacerdoti che dicevano: se tu vuoi vedere qual è il vero spirito e diciamo la santità di un sacerdote, guardalo mentre celebra la messa, ma soprattutto guarda come consacra, perché dalla consacrazione tu capisci qual è la sensibilità spirituale di questo sacerdote. Guardate per esempio quando il sacerdote dopo l'elevazione rimette l'ostia sul piattino, no? Guardate quali sono i sacerdoti che la depongono con attenzione, con riverenza, e quelli che la lanciano addirittura, no? Oppure guardate proprio il modo con cui viene quasi disprezzata l'Eucaristia, no? E io devo dire che effettivamente tutte le volte che mi sono soffermato a guardare la celebrazione della messa, soprattutto la consacrazione, da lì ho sempre capito com'è realmente, qual era diciamo lo spirito vero, reale di questo sacerdote. Ecco, su questo punto, Don Federico, nasce poi anche un certo atteggiamento, no, di disprezzo quasi per l'Eucaristia, che volerlo sminuire, ridurlo a qualche cosa di estremamente simbolico. Secondo te questo aspetto diciamo di così superficialità, per dir poco, se non così poca e scarsa e poco scarso rispetto nei confronti dell'Eucaristia, da cosa nasce secondo te? Beh, essenzialmente nasce dalla perdita della fede nella presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Mi viene in mente un messaggio della Regina dell'Amore: Gesù non sia più considerato un simbolo nella Chiesa, ma sia adorato nella sua viva presenza. Il fatto che al di là, ecco, il Magistero su questo è sempre stato chiarissimo, perché voglio dire, anche i documenti recenti sono tutti chiarissimi su questo punto qua, ma nella pratica succede che l'Eucaristia è considerato un simbolo della presenza di Cristo. Quindi tutto nasce da non credere, ma credere veramente che davvero in Eucaristia c'è Gesù Cristo. Questo è il problema. Quindi se è un simbolo, allora no. Quindi c'è l'influsso della, in qualche modo, adesso non entriamo in temi più teologici, ma anche l'influsso un po' della mentalità protestante, no? Per esempio il dogma della, parlavamo dei dogmi, no? Dell'importanza, anche il Monsignor Livi parlava dell'importanza della metafisica, no? Cioè la transustanziazione. E questo è il problema, che non si crede più nella transustanziazione, e quindi se non si crede più in questo, allora di conseguenza l'Eucaristia viene trattata in questo modo. E quello che è paradossale oggi è che abbiamo il prefetto della congregazione del culto divino, il Cardinal Sarà,
che è una figura sicuramente di un santo prelato che dà dal pulpito più alto, diciamo, impartisce dà delle disposizioni che sono vincolanti per il clero, e si fa esattamente il contrario, cioè nella prassi noi vediamo esattamente il contrario di quelle che sono le indicazioni che vengono impartite dal più alto pulpito che esiste in questo momento. Quindi questo è anche un atto di disprezzo nei confronti di autorità, perché mi sembra che in questo momento quello che sta accadendo proprio su questo aspetto, proprio nella questione più importante della consacrazione, proprio nei fatti concreti è capovolto totalmente, quasi disprezzato. Sì. Ecco, la cosa effettivamente che fa riflettere è che io quando ho terminato il lavoro ho portato la mia tesi al Cardinale Sarà, e lui ha apprezzato, anche perché sapevo che come la pensava e che era già intervenuto poi lui su come hai sottolineato tu su questi temi, e lui appena visto il lavoro l'ha apprezzato moltissimo, e quando io neanche mi immaginavo di poter chiedere, no, però un collaboratore suo mi ha detto: ma perché non chiedi la prefazione del cardinale? Ma mi sembra una cosa un po' esagerata, no, chiedila che la fa. L'ho chiesto, in effetti è stata fatta. Quindi ecco, quando prenderete il libro vedrete, insomma, la prefazione del cardinale è veramente, cioè, si è esposto molto, usa dei termini molto, molto netti, no? E quello che fa specie è vedere poi anche le reazioni già che ci sono state appena uscito il libro, perché tra l'altro il libro, anche qui un piccolo segno, è uscito proprio il giorno della cattedra di San Pietro, il 22 febbraio, quindi ebbene, già il giorno stesso già c'erano le reazioni, no, contro il cardinale, contro il cardinale perché aveva usato certi termini, ma appunto c'è gente che dice: ma che se il cardinale dice così, a me non mi interessa fondamentalmente, tanto sappiamo come la pensa, è un tradizionalista, e quindi no. Però è interessante su questo, proprio nella prefazione, che porta l'esempio di due santi, il cardinale della prefazione, cioè di Madre Teresa di Calcutta, la quale riceveva comunione in bocca e era assolutamente contraria alla comunione sulla mano, e quindi diceva: non si può certamente accusare Madre Teresa di tradizionalismo, no? Mi sembra. Quindi, ecco. E l'altro esempio che porta, rispetto anche di inginocchiarsi davanti, anche qui il fatto di inginocchiarsi è un aspetto molto importante, perché è un'espressione esterna di adorazione verso la presenza di Cristo, e porta l'esempio di San Giovanni Paolo II, che anche abbiamo visto tutti, no, il suo calvario, la sua sofferenza. Io mi ricordo veramente quando ero a Roma che partecipavo alla processione del Corpus Domini, e si vedeva Giovanni Paolo II durante tutta la processione, che durava più di un'ora, stava un'ora sempre in ginocchio davanti all'ostensorio, un'ora così. E poi tra l'altro io da diacono ho comunicato che ero praticamente stato un anno prima che morisse, da diacono io ho comunicato Giovanni Paolo II e ha ricevuto, che non poteva neanche più concelebrare pubblicamente, io ho comunicato Giovanni Paolo II e lui era in ginocchio e ha ricevuto l'Eucaristia in ginocchio e sulla bocca, San Giovanni Paolo II. Quindi, per dire, ecco, quindi guardiamo i santi, ecco, per vedere come va trattata l'Eucaristia. Sì, no, volevo solo chiedere una cosa, poi volevo lasciare a Don Alfredo definitivamente il microfono. No, volevo dire, questa disubbidienza, no, proprio nell'applicazione delle disposizioni che vengono impartite dal prefetto, no? Mi sembra che sia un fatto di una gravità enorme, no? Cioè, proprio che dimostra a che livello sta arrivando la situazione della Chiesa, nella crisi della Chiesa. Cioè, ormai è una disubbidienza aperta nei confronti di Dio, nei confronti di quelli che sono gli insegnamenti della Chiesa, soprattutto quando questi sono in linea con la tradizione della Chiesa, no?
però è una cosa impressionante, emblematica, perché stiamo viaggiando veramente a una velocità verso la distruzione del senso proprio più profondo del rispetto che si deve all'Eucaristia, nel momento in cui ancora sopravvive un prefetto della congregazione del culto divino che ribadisce esattamente il contrario. Veramente il cardinale Sarà ha un coraggio, perché nonostante sia sbeffeggiato da tutti, lui rimane al suo posto, come vessillo, perché questi personaggi servono a noi per quando diciamo queste cose e sono c'è qualcosa più in su, ecco, più alte, sì. Ecco, va bene così. Cioè, a volte quando pensiamo, non so, di essere gli ultimi dei moicani, ma sono matto, invece sono questi personaggi vessillari che ci dicono che stiamo facendo bene, quindi è molto importante. Io volevo fare una domanda a Don Federico. Ho visto che c'è una buona, nella prima parte, un richiamo ai padri della Chiesa. E io presumo anche un po' il motivo, perché una delle obiezioni che si fa alla comunione in bocca e un argomento per la comunione in mano è torniamo all'antichità, torniamo alla Chiesa primitiva. Qui c'è questo mito che quando fa comodo si torna alla Chiesa primitiva, quando non fa comodo, ecco, è proprio un alibi. E quindi io presumo, mi se sbaglio, se in questa prima parte tu smonti un po' questo sofisma. Sì, in effetti si fa molto riferimento alla citazione di San Cirillo di Gerusalemme, in particolare, che diceva appunto che i primi cristiani tenevano la mano destra come un trono e poi poggiavano la mano sinistra e si comunicavano. Ecco, diciamo che questo lo spiega Atanasio Schneider nel suo opuscolo libro che ha fatto su questo argomento, infatti cito anche ampiamente anche lui nel libro. E in realtà, ecco, adesso devo mettere giù il microfono, ma i primi cristiani si comunicavano, mettevano la mano destra sotto, la mano sinistra, e poi si inchinavano e assumevano l'Eucaristia, ecco, esatto. E poi diciamo che la comunione sulla mano era anche consentita per il fatto che c'erano le persecuzioni, quindi i primi cristiani potevano, si celebrava nelle case ovviamente, non c'erano luoghi di culto, si portavano anche l'Eucaristia perché non si celebrava sempre, no? Però passato il tempo di persecuzione, vedendo gli abusi che si commettevano, le irriverenze che inevitabilmente si compievano con questa modalità, la Chiesa è progressivamente passata negli anni, no? Prima la comunione solamente in bocca e poi anche in ginocchio, quindi è stato un crescendo. Quindi i primi padri semplicemente descrivono quella che era la modalità attuale, però al tempo stesso, e questo non si dice mai, raccomandano tutti una grandissima attenzione ai frammenti. Addirittura non mi ricordo adesso se San Cirillo, forse sì, o qualcun altro, che dice addirittura se va disperso il frammento, come se andasse disperso la cosa più preziosa, come una parte del tuo corpo, cioè è la cosa più preziosa che c'è, quindi di fare la massima attenzione alla dispersione dei frammenti, no? Cosa che non si fa assolutamente adesso, quindi è stato un po' un crescendo, no? E si è arrivati all'apice della comunione in ginocchio e in bocca. Quindi il ritornare poi a quella che è la Chiesa primitiva vuol dire disprezzare 2000 anni di storia della Chiesa, di tradizione, vuol dire compiere l'errore che denuncia Pio XII nella Mediator Dei, cioè l'errore dell'archeologismo.
Cos'è questo archeologismo? Vuol dire il ripristinare una disciplina solo per il fatto che è antica, senza considerare l'opportunità ma solo per il fatto che è antica, allora solo perché è antica è migliore. Questo si chiama archeologismo, è un'ideologia, no? E quindi anche come dicevo Don Alfredo, poi per altre cose, per esempio una volta ci si confessava solo una volta dopo il battesimo, no? Mi sembra, no? Quindi però su queste cose qua, oppure le penitenze, pensiamo le penitenze, il cammino penitenziario che facevano i penitenti, però su questo non si vuole tornare indietro, no? Solo sulle cose che fanno comodo. Quindi ecco, semplicemente si descriveva quello che era l'usanza dei primi cristiani, ma poi appunto c'è stato questo progresso, quindi ritornare alle cose sulla mano, è quello che dimostra il libro, è un regresso e un tornare indietro in maniera negativa. Ecco, c'è la parte centrale e più originale del... facciamo così, questo è fuori uso. È fuori uso. Allora, lo vediamo un po', qui c'è... Forse la parte più originale, il contributo specifico di questa tesi è lo studio di come si è potuta diffondere giuridicamente questa prassi. Cioè, noi abbiamo Paolo VI che era contrario e in un documento Memoriale Domini aveva detto no, e poi da lì, da un no di Paolo VI, con qualche eccezione in casi particolarissimi, si è passati alla situazione attuale, con l'accusa di disobbedienza a quelli che invece chiedono ancora di poter dare la comunione in bocca e in ginocchio. È stato un cammino non limpido, vero? E questo è il tuo contributo principale, proprio scientifico, di questa originale. Ci puoi un po' raccontare come l'inganno è stato tramato? Allora, intanto il riflettere su come è nata la pratica del quinto sulla mano è nata proprio in quei paesi dove c'erano problemi dottrinali. Per questo ho parlato prima da dove nasce questa cosa, da non credere più nell'Eucaristia. Infatti proprio nei paesi Belgio, Olanda, Francia, Germania, in quei paesi lì primo è iniziata questa cosa, dove c'erano problemi dottrinali. Adesso per esempio pensiamo su questo all'enciclica di Paolo VI Mysterium Fidei, dove parla proprio di questi problemi dottrinali, no? Invece di transustanziazione si parlava di transfinalizzazione, quindi cambia il fine ma la sostanza, ecco, non cambia. E quindi è nato come un abuso liturgico, ecco, è nato come un abuso liturgico. Allora, di fronte a questo abuso, la Santa Sede prima si è, diciamo, opposta in maniera netta, poi però si vedeva che non si riusciva a fermare questo abuso. Allora, cosa è successo? Che Paolo VI ha deciso di consultare tutti i vescovi della Chiesa, tutti. Ecco, il fatto di aver consultato tutti i vescovi ci fa capire l'importanza dell'argomento. Se non fosse stata una cosa importante, perché tanti dicono, ma qual è il problema di un modo o nell'altro, importante riceve l'Eucaristia, è insignificante il modo in cui si riceve, invece no, è importante, sono stati consultati tutti i vescovi. Bene, da questa consultazione la maggioranza dei vescovi hanno detto, la domanda era, c'è questo abuso, cosa facciamo? Diciamo di no, oppure sì, la consentiamo, cambiamo il modo di distribuire la comunione, oppure la consentiamo con qualche eccezione? Beh, la risposta è stata netta no, in nessun caso. In nessun caso si deve permettere la comunione sulla mano, bisogna continuare con la comunione sulla lingua. Infatti io, tra l'altro, alla fine del libro riporto integralmente la Memoriale Domini, c'è la prima parte dove si dice chiaramente la comunione deve essere ricevuta sulla lingua, per tutta una serie di ragioni, per tutte le, che insomma sappiamo. Però ecco qui la possibilità, però si lascia la libertà alle conferenze episcopali, dove c'è l'abuso, di eventualmente consentire anche la comunione sulla mano. Quindi in realtà
la decisione che è stata presa non ha rispettato la consultazione dei vescovi, perché è stato comunque solo che, quindi già questo è un primo problema che evidenzio, però è stato deciso di far così. Quindi infatti c'è un paragrafo dove parlo del ruolo dell'autorità ecclesiastica, che di fronte a questo dovrebbe avere, come dire, la forza di dire no in maniera netta. Invece si è detto no, però sempre l'eccezione, no? E quindi in realtà il documento prevedeva che solo le conferenze episcopali dove c'era questo problema. Invece cosa è successo? Che hanno cominciato quelle, Belgio, Olanda, Francia, e poi dopo a macchia d'olio tutte quante. Però ecco, porto degli esempi, per esempio Monsignor Laise, vescovo di San Luis in Argentina, lui ha detto io non introduco questa cosa, perché dopo ogni vescovo era libero di accettare o meno questa cosa, e lui ha detto io non l'accetto. Anche ultimamente un vescovo della Colombia ha stabilito nella sua diocesi non si riceve come in bocca, perché ecco, giuridicamente è comunque un indulto, quindi non è assolutamente obbligatorio, quindi, solo che purtroppo di fatto nella pratica cosa passa oggi? Che il modo migliore è ricevere la comunione sulla mano, poi dopo si può anche ricevere la comunione in bocca, e magari si può anche, e qui è già più difficile, ricevere la comunione in ginocchio. È veramente gravissimo, e voi lo avete anche, penso molti di voi, sperimentato, che a molti viene negata la comunione in ginocchio, dice alzati, se no non ti do la comunione, alzati, no, dico ma ce ne rendiamo conto? Poi però dall'altra parte viene negata a questi la comunione, poi dopo magari a chi non è in grazia di Dio, ecco, non voglio adesso, a chi non è in grazia di Dio invece viene data tranquillamente, guai, cioè. Quindi questo purtroppo è il livello in cui siamo. Qui c'è un interessante circolare di Bugnini, perché vedete l'inno a Satana di Carducci non si è formato con lettere dell'alfabeto lanciate a caso, no? Ma c'è sempre qualcuno che rema contro, e c'è una lettera di Bugnini a fianco alla Memoriale Domini dove diceva già fate pure, sbragate pure, una cosa di questo genere, mi sembra. Sì, diciamo che lui ha scritto un articolo nell'Osservatore Romano, dove praticamente in questo articolo Bugnini ha fatto l'elogio della comunione sulla mano come il modo migliore per ricevere l'Eucaristia, esattamente il contrario di quello che dice Memoriale Domini. Che peraltro l'ha firmata lui, perché la Memoriale Domini è un documento non direttamente del Papa, di Paolo VI, ma è un documento della Congregazione per il Culto Divino. E quindi solo che da una parte ha scritto questa cosa e dall'altra però ha detto sì, ma fate pure, che questo è il modo migliore, anche perché il grosso equivoco è che si fa passare la comunione sulla mano come una parte della riforma liturgica. Come hai accennato anche te, mi sembra, ieri, sicuramente la riforma liturgica ha molti limiti, però su questo punto il Concilio Vaticano II non ha assolutamente detto nulla. Io sono andato a vedere anche gli atti del Concilio, neanche si è mai discusso in Concilio di questo argomento. Né nel Sacrosanto Concilio si trova qualcosa che possa portare a far pensare che si doveva cambiare questo. Quindi non fa parte di una cosa voluta dal Concilio Vaticano II, né dalla riforma liturgica, né nel messaggio di Paolo VI. Quindi non c'è assolutamente nulla di tutto questo. Il Sacrosanto Concilio parla solo della possibilità della comunione sotto le due specie e basta. Ma non parla di questo punto. Quindi è un grave errore presentare la comunione sulla mano come una parte fondamentale della riforma liturgica. È assolutamente falso questo. Adesso vorrei parlare di un personaggio nuovo sulla scena liturgica e parrocchiale, con tanto rispetto per quelli che fossero qui presenti, che fanno questa missione: il ministro straordinario dell'Eucaristia, il famigerato ministro straordinario. Allora dico, no, ci sono tante parrocchie numerose dove c'è il parroco anziano ammalato,
i ministri straordinari svolgono una funzione egregia quando portano la comunione agli ammalati. E qui, per esempio, e questo può essere una cosa simile ai tempi della persecuzione. Adesso una parrocchia, non so, di periferia con 10.000 abitanti, c'è un parroco anziano senza il cappellano, ci sono tanti ammalati, il parroco non ce la fa a visitarli tutti, e il ministro forse potrebbe, diciamo, non mi scandalizza più di tanto, però invece mi scandalizza quando a un certo punto un prete giovanissimo, mentre suonano chitarre, rock e tutto quanto, distribuzione della comunione, chiama uno, vieni qui, gli dà la peside, questo dà la comunione, e arriva la suora, oppure quando ci sono molti concelebranti e la comunione la dà la suora, esempio. Ecco, allora queste cose qui adesso basta, perché mi dritteranno già i capelli, già mi nervosisco, potrei dire cose non convenienti, quindi passo la parola al nostro relatore. Sì, in effetti nel libro parlo anche di questo argomento, chiaramente sono solo poche pagine, 3-4 pagine, ma è un argomento correlato. Infatti all'inizio ho proprio esordito citando San Tommaso d'Aquino: il corpo di Cristo appartiene ai sacerdoti. Ma perché questo è importante comprendere, no? Perché appartiene ai sacerdoti? Lo spiega proprio San Tommaso d'Aquino nella Somma Teologica, che tra l'altro viene ripresa proprio esattamente. Questo concetto che sto per esporvi da Giovanni Paolo II nella Dominice Cene, nella lettera sull'Eucaristia, parla proprio che il sacerdote fa con le mani dei gesti fondamentali. Prima di tutto, durante l'offertorio, presenta appunto le offerte con le proprie mani, poi dopo consacra con le proprie mani, quindi c'è il momento dell'epiclesi, stendendo le mani, poi pronuncia le parole della consacrazione, e poi distribuisce la comunione, quindi mette in relazione l'offerta dei doni, la consacrazione con le mani e poi distribuire con le mani. Perché? Perché il sacerdote ha le mani consacrate. A me quando sono stato ordinato mi è stato messo l'olio crismale, l'olio santo, perché sono state proprio consacrate le mani. Quindi il sacerdote ha le mani consacrate, questa è la ragione più profonda dal punto di vista teologico, perché il sacerdote deve toccare l'Eucaristia. Questo è il punto. Pensate che nella disciplina precedente persino il diacono era considerato ministro straordinario della comunione. Perché? Perché non aveva le mani consacrate. Persino il diacono, pensate. Quindi questa è la ragione più profonda per cui è il sacerdote che deve... Quindi, infatti, poi non è ministro straordinario dell'Eucaristia, perché il ministro dell'Eucaristia è solo il sacerdote, è il ministro straordinario della comunione. Questo è importante, non è un particolare, quindi della comunione. Però, come dice la parola stessa, straordinaria, che se c'è una ragione, come dicevi giustamente tu, Don Alfredo, ok, cioè, immaginiamo un sacerdote che magari celebra la messa da seduto, oppure fa fatica, no, ecco, oppure magari che ha le mani che tremano, no, ci sono anche sacerdoti anziani che hanno, no, non so, pacchi, sono qualcosa che proprio tremano le mani, quindi fa fatica, no? Ci possono essere delle ragioni, ma veramente sono casi straordinari. Ma ordinariamente invece di fatto cosa succede? Che anche addirittura anche nella mia diocesi, anche nelle messe feriali, con 15 persone bisogna fare intervenire il corpo. Perché? Perché c'è questo? Perché c'è un falso concetto di partecipazione. Tante volte il cardinale Ratzinger, sia da cardinale ma anche da papa, è intervenuto su questo, no? Dicendo che sembra che più uno cose fa durante la messa e più partecipa. Più cose fa, quindi bisogna coinvolgere più gente possibile perché così si partecipa di più. Ma questo è un concetto sbagliato di partecipazione. Anche qui c'è un fraintendimento, no? di partecipazione attuosa, di cui ha parlato il Concilio Vaticano II, che non significa fare tante cose, più cose possibile, ma significa partecipare interiormente, con fede, assistere, partecipare alla messa, no? Credendo che sta avvenendo il miracolo
più grande, questo è il vero concetto di non fare tante cose, no? Quindi, e anche qui c'è un aspetto che sottolineo, no? Del fatto che c'è stato che cosa? Una clericalizzazione del laicato, quindi il laico che vuole imitare in qualche modo il sacerdote, e dall'altra parte una laicizzazione del, scusate, del clero, se mi avete capito, no? Il clero che si è laicizzato, quindi c'è stato questo problema, e quindi è importante proprio, i due temi sono un po' correlati, è importante, ecco, avere, ritornare insomma anche a questo rispetto dei ruoli, no? Quindi si può aiutare in tanti altri modi il sacerdote, no? Io per esempio ho tante cose pratiche che ho bisogno in parrocchia, ho bisogno di questo, no? Di questo. E poi ricordo anche, parlando di questo argomento, che il ruolo, e questo lo sottolinea molto bene il Concilio Vaticano II, qual è il ruolo, la specificità del laico? È trattare le cose temporali e ordinarle secondo Dio. Questa è la vocazione del laico, del laicato. Quindi, in qualche modo, anche in questo modo qua si tradisce quello che è l'autentico insegnamento del Concilio, che ha parlato appunto della santità. Tante volte la Madonna parla di questo. La Madonna ci spinge a fare apostolato, a fare apostolato nei luoghi di lavoro, nelle famiglie. Questa è la santità del laico, non imitare il sacerdote. Prima di lasciare uno spazio anche per le domande del pubblico, forse un'ultima domanda anche di Don Alfredo, volevo parlare di una questione che volevo sollevare, che è quella degli abusi liturgici, perché qui parliamo di comportamenti e prassi che si stanno consolidando, poi la prassi di fatto cambia la dottrina, perché l'insegnamento è in una direzione, la prassi che invece si va consolidando diventa di fatto un insegnamento che è di fatto detta legge, no? Quindi qui possiamo parlare tranquillamente di abusi, gravissimi abusi liturgici, tra cui anche quello che si sta diffondendo sempre di più, che è quello di manipolare i calici tranquillamente. Ormai sono i laici che aprono il tabernacolo, che lo chiudono, e mi pare che proprio l'apertura, la chiusura, l'estrazione del calice dal tabernacolo è un abuso grave, sanzionato anche canonicamente, no? Che oggi è diventata una prassi, tranquillamente. Ecco, su questo punto e sugli abusi mi farebbe piacere sentire qualcosa. Ecco, diciamo, anche qui nasce proprio dal fatto, no, di non il fatto che si acceda così, tutti arrivano in presbiterio, prendono il tabernacolo, aprono il tabernacolo, e poi il ministro toniano non può fare questo, deve ricevere dal sacerdote la piscina, no, quando c'è il caso. E, ecco, su questo punto cioè gli abusi, diciamo, partono un po' anche dalla perdita del senso del sacro, insomma, no? Quello che, quindi in generale c'è una perdita del senso del sacro nella liturgia, e quindi anche la stessa Santa Messa viene vissuta, no? Come fosse, lo ricorda molto bene proprio Giovanni Paolo II nella enciclica Ecclesia de Eucharistia, dice proprio la Santa Messa viene vissuta come se non oltrepassasse, no, il fatto di un incontro conviviale, e viene perso l'aspetto del sacrificio, no? Del sacrificio eucaristico. Quindi viene, infatti anche in parrocchia, no, che, diciamo, sto cercando un attimo di ripristinare un po' il senso del sacro con tantissima fatica, perché veramente vengo attaccato in maniera, ecco, molto feroce, però ecco, io devo fare il mio, non mi interessa, io non faccio il prete per ricevere gli applausi e il consenso, io faccio il prete per fare quello che devo fare, poi se non piace mi dispiace per loro, cioè io non. Quindi sto cercando di lavorare anche su questo, e parlando anche per esempio sull'importanza del canto sacro fatto in un certo modo, ebbene io mi sento rispondere, io insisto tanto sulla messa come sacrificio, ma pensiamo a Padre Pio, che diceva: io nella messa sto appeso, riviveva le sofferenze della passione durante la Santa Messa. Altro che. E io quando parlo di queste cose qua, ah no, ma per noi la messa è una festa, è un trovarsi insieme.
Oh, ma stiamo scherzando? Una festa? Ma è Gesù Cristo? Noi siamo nel Calvario, noi torniamo indietro di 2000 anni. Siamo sotto il Calvario. Siamo lì come la Madonna, come Giovanni, a vedere Gesù che si immola per noi. Altro che festa, dobbiamo stare lì in ginocchio. In ginocchio, infatti, pensiamo anche alla ricchezza, nel libro proprio cito, parlo anche di questo, alla ricchezza della cosiddetta forma straordinaria della Santa Messa, cioè la messa secondo appunto il Messale di San Pio V, no? E anche qui proprio quanto si sta in ginocchio durante la messa qua, proprio perché è accentuato l'aspetto del sacrificio. Perché l'altare è il Golgota, è il Golgota. Ecco, questo è il punto. Quindi è chiaro che tutto poi, se si perde questo di vista, questa centralità della messa come sacrificio, beh, allora dopo tutto il resto viene di conseguenza, no? Quindi trattare l'Eucaristia in un certo modo, il vivere la messa in un certo modo, no? E allora purtroppo dobbiamo tornare a veramente al fondamento della dottrina cattolica. Adesso lasciamo un po' di spazio alle domande. Dopo un attimo. Sì, ho già un ordine. Aspetti, dopo. Sì, ecco, no, forse però la domanda. La domanda anch'io ancora. Sì, no, però non esporto. Il discorso delle rivalenze specifiche, ecco, io per esempio, proprio pratiche, cioè per dire, a me capita che mi afferrano al volo così, col pollice e l'indice viene afferrata l'Eucaristia. A volte quando vedo che è così, chiaramente non la do, lì in quel caso non la do assolutamente in mano, però a volte non me ne accorgo, cioè, e proprio te la strappano di dosso, cioè veramente una cosa, roba da matti. Oppure tante volte mi capita di vedere, no, è così, come se fosse un'aspirina, ma dico, ma così? Allora, interessante, queste sono gli abusi, oppure pensiamo, a me, io sono stato nella Basilica di San Marino per 3 anni, nel centro storico di San Marino, quindi vengono tantissimi turisti, bene, mi è capitato tante volte che ho dato la comunione in mano, e poi, una volta anche una bambina di 9 anni, che ha preso la comunione, e se n'è andata via con la comunione sulla mano, non l'ha consumata davanti. E la bambina era stata mandata da qualche setta satanica, capite? Ma io non lo sapeva, poi ho detto vai a prendere lì che dopo no, sappiamo cosa fanno le sette sataniche con l'Eucaristia, sono cose innominabili, infatti si parla nella professione cardinale di attacco diabolico all'Eucaristia, perché la comunione su una mano si favorisce questo, quindi viene profanata l'Eucaristia. Ma poi dopo, ecco, l'abuso più grande, anche quando questi sono gli abusi più, è comunque sia anche quando si riceve correttamente la comunione, come prescrive le norme, no? Cosa succede? Che comunque va sempre disperso nei frammenti, sempre. Io qua, si fa l'esempio pratico, quando si usa il piattino, tutte le volte che c'è il piattino ci sono sempre frammenti, non c'è mai una, magari a volte sono pochi, ma ci sono sempre. Cosa vuol dire? Che tutte le volte che si fa la comunione sulla mano, anche correttamente, tutte le volte vanno dispersi i frammenti, sempre. E quindi cosa vuol dire? Che tutte le volte, in ogni Santa Messa, in ogni chiesa del mondo, ogni giorno viene calpestato Gesù Cristo. Io mi ricordo che queste parole qua le diceva, le urlava Renato. Renato urlava questa cosa qua, in ogni chiesa viene profanata l'Eucaristia, ogni giorno viene calpestata l'Eucaristia, per questo tuonava contro la comunione sulla mano, Renato. Ecco, questo è il problema, ogni giorno viene calpestato Gesù Cristo dagli stessi cristiani, questo è l'abuso più, quindi è per questo motivo che non deve esserci per nessun modo, cioè io ho fatto questo libro perché un giorno nella Chiesa venga vietata in maniera assoluta la comunione sulla mano, parliamoci chiaro. Volevo farti un'ultima domanda, poi lasciamo ai cari amici del pubblico. L'angelo del Portogallo, apparendo ai tre pastorelli, ha insegnato delle preghiere, in particolar modo la preghiera vi offro il corpo, sangue e anima benedetta di Gesù Cristo in riparazione anche di tutti i peccati e sacrilegi che si commettono contro l'Eucaristia. È vero che anche già a quell'epoca qualcosa si commetteva.
Ma non è possibile che questa preghiera sia stata quasi una preghiera profetica per i nostri tempi e quasi facente parte del terzo segreto, cioè della terza parte del segreto, dove c'è questo calvario della Chiesa e tra il calvario una sorta di inferno provocato dagli stessi figli? Secondo te c'è correlazione tra Fatima e questa profanazione eucaristica? Sì, secondo me assolutamente sì, e in effetti questa preghiera che viene citata proprio dal Cardinale nella prefazione è ancora più attuale oggi effettivamente, quindi se all'epoca, no, parliamo del 1900, con l'angelo è stata prima messa nel 1916, no, c'era questa preghiera, beh, figuriamoci adesso, no, dopo 100 anni veramente ancora di più attuale e effettivamente profetica, nel senso che speriamo, anzi sicuramente dopo il trionfo del cuore immacolato di Maria, ecco, speriamo venga prima possibile, ecco, infatti alla fine si cita proprio questo, le ultime parole della prefazione sono proprio che dopo il trionfo del cuore immacolato di Maria si imponga anche la verità nella liturgia, anche sotto questo aspetto. Al pubblico. Adesso ci sono un attimo, mettiamo un po' in ordine le domande. Per Don Alfredo, in conclusione, gli cito un interessante documento del Cardinal Cafarra che traggo a pagina 221 del libro, tra cui il primo dell'aprile 2009, emanando un decreto diocesano con il quale ha stabilito che i fedeli diocesi di Bologna ricevano la comunione esclusivamente sulla lingua e poi aggiungendo anche altri dati, diciamo, molto significativi. E mi sembra che in questo momento sta succedendo esattamente il contrario comunque. Sì, allora la cosa che mi ha fatto dispiacere, il Cardinale Cafarra, tra le altre cose, che ha tolto in tre chiese la comunione nella mano, e parlando con me lo posso dire, lui era contrarissimo alla comunione nella mano e faceva quello che poteva, perché già così ha dovuto tribolare per toglierlo in tre chiese. Ma il Cardinale Cafarra aveva fatto dire nei funerali, quando c'è molta gente che di solito non viene a messa, aveva obbligato i sacerdoti a dire: guardate che chi vive in stato di peccato non può fare la Santa Comunione. Funerali, matrimoni e dove ci fosse un luogo, un concorso di folla non abituata all'Eucaristia. Questa prescrizione è stato detto esplicitamente, però a voce, non per iscritto, è stata fatta togliere. Questa è la realtà, non ditelo più. Che equivale a dire fategli fare la... Cioè, io, ecco, mi è scappato in un articoletto questa frase: hanno ballato il tango argentino sulla tomba di San Giovanni Paolo II e il liscio Emiliano Romagnolo su quella di Cafarra. Ecco, questa è la realtà. Ecco, buona preghiera a tutti e... Le facciamo l'Angelus, sì, velocemente. Sì. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si faccia di me secondo la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece uomo e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nelle nostre anime la tua grazia, o Padre, e come per l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo tuo Figlio, fa che per la sua passione e croce giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. O Maria, regina del mondo, madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia, donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Benedizione. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Madonna Santa, Regina dell'amore Immacolata, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.